Hilary Oley, nipote 25enne di Meghan Markle, è stato arrestato a Londra perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Fermato dagli agenti, ha rifilato loro una scusa improbabile per poi cercare di fuggire. La polizia lo ha trovato e fermato. Il giovane coltiva marijuana a scopo ricreativo e non è tra i sostenitori della neo moglie di Harry, che ha definito superficiale e presuntuosa. Un altro inconveniente rischia di guastare la felicità quasi perfetta di Meghan Markle, nuova duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. La polizia di Londra ha fermato il nipote Hilary Oley, ritrovato in possesso di un coltello a serramanico. Il giovane, figlio 25enne del fratellastro di Meghan, stava tentando di entrare all'interno del club Bacchus, a Kingston, quando è stato fermato dagli addetti alla sicurezza che lo hanno perquisito. L'uomo ha consegnato l'arma bianca di cui era in possesso, ma, quando la sicurezza ha chiamato la polizia, è scappato. Poche ore più tardi, è tornato indietro per dare spiegazioni. Non voglio attaccare nessuno, ce l'ho per protezione perché Donald Trump ha detto che Londra è ormai una zona di guerra, avrebbe dichiarato per spiegare il possesso del coltello. In una nota, la polizia ha fatto sapere che le indagini sono concluse, e che non ci sono stati arresti. Ha inoltre preferito non confermare l'identità di Oley. Chi è Hilary Oley? Hilary ha 25 anni e è il figlio di Thomas, fratellastro di Meghan Markle, e dell'ex moglie Trachy. Americano, si trovava a Londra per il matrimonio tra la zia e Harry d'Inghilterra al quale, peraltro, non era stato invitato. Come molti dei membri della famiglia Markle, è volato alla volta della Gran Bretagna, benché sprovvisto di invito, per beneficiare della luce riflessa che questo evento gli avrebbe garantito. In Oregon, dove vive, coltiva marijuana a scopo ricreativo. Ne ha perfino creato una varietà cui ha dato il nome della sposa del principe Harry. Anche lui aveva scritto una lettera a Harry. Anche Hilary, come moltissimi altri membri della famiglia Markle, ha scritto una lettera al principe Harry in cui gli sconsigliava di sposare la zia. La descrive come una donna stanca, superficiale e altezzosa, di sicuro non meritevole di entrare a far parte della famiglia reale inglese. Con quest'ultima bravata, si allunga la lista degli episodi che hanno rischiato di imbarazzare Meghan. È proprio per questi motivi che la duchessa ha preferito evitare di permettere ai suoi familiari di partecipare al Royal Wedding. A presenziare all'evento, elegante, commossa e silenziosa, è stata solo mamma Doria Ragland.